Alberto Colombo non cambierà. L'avvicendamento forzato Trepali sommariva al posto dell'infortunato Plizzari dovrebbe essere l'unica novità rispetto alla formazione schierata a Monopoli. C'è ancora una seduta, quella di rifinitura, in programma domani mattina, ma salvo imprevisti il Pescara affronterà il Picerno all'Adriatico col seguente 11. Sommariva Trepali, in difesa Cancellotti, Brosco, Bobben e Milani. A centrocampo Djabua, Aloi e Mora. Al rientro dalla squalifica Kraia partirà dalla panchina. In attacco Cuppone, De Sogus a supporto di Vergani. Tornano a disposizione delle Monache e Crecco. Oltre a Plizzari, parimenti out, Palmiero e il lungo degente Pellacani. Picerno con tante assenze. Finizio, Albadoro, Ferrani, Pitarresi, lo squalificato De Ciancio, soprattutto Capitan Emanuele Esposito, fantasista, e Bomber De Lucani con 6 gol. Possibilità di recupero per l'esperto attaccante Gerardi. Di certo ci sarà il 39enne Reginaldo. 7 risultati utili, 5 vittorie e 2 pareggi. Fuori casa appena 7 punti, una vittoria a Messina lo scorso 4 dicembre e 4 pareggi. Sistema di gioco 4-2-3-1. Il tecnico Emilio Longo dovrebbe optare per la seguente formazione: Crespi, Trepali, in difesa Pagliai, De Franco, Garzia e Guerra. L'ex Dettori è il rientrante De Cristofaro nel cuore del reparto nevralgico. Esterni Golfo e l'abruzzese di Lanciano, ex Giulianova, Massimo D'Angelo. Tra le linee Reginaldo, alle spalle del senegalese Diop.